Hi people of the welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. Da parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Kilbane che è stato smascherato. Oggi invece andiamo sui tre fronti. Piss, you heard anything about what happened to Kilbane? Nope. We need to know where he is. Yep. You're playing chess again, aren't you? Yeah. Damn it, Pierce. Oh, hey, come to the crib. We got something important to talk about. Ma pezzo di merda che ha cambiato direzione all'ultimo. Comunque, va bene, andiamo all'alloggio. Si vola! 130, Martin Garrix! Scusatemi. Ma mi stanno seguendo? Ok, non c'è... No, sì, ce l'ha fatta e come la polizia a seguirmi? Ed eccoci arrivati a casa. Ma che bello, tutto distrutto dai missili, eh? Heard back from Legal Lee. Studio wants you to do a screen test for Gangsters Gangster in Space. Space. No, fuck that, we're done being corporate whores. So who's winning? Chi sta vincendo? Questa partita non fu mai finita. Ah, oh, shit! God damn it! Pierce, rassegnati. Tre volte su tre stavi vincendo tu comunque. Te lo meriti la vittoria. E se vi ricordate la serie originale, purtroppo questo episodio sarà un episodio molto corto, per un semplice motivo. Quando finiremo la missione ve lo mostro direttamente. Che bello avere Oleg sul dietro della macchina comunque. Certo, però ci rallenta un sacco. Ci rallenta veramente un sacco. Però ehi, ci serve che lui sia con noi. E tra l'altro la macchina dobbiamo tenerla al sicuro. Dobbiamo fare in modo che non esploda. Aia, Oleg, quella macchina ci serve. L'ho appena detto. Ho appena finito di dire la frase. Quella macchina dobbiamo tenerla da conto. Ah, ok, pensavo fosse arrivato uno dei giganti. Ecco fatto. Beccati questa. Minchia. Ti sembra che me ne freghi qualcosa che tu hai un ostaggio? Eccolo lì. No, non è vero. O forse sì. Aspetta. No, beh. Meglio tenerseli da conto alcuni. Porca troia. Aspetta che mi prendo questo, che comunque è utile. Va bene tutto, ma è comunque utile. Eccoli che arrivano. Dov'è? Chi è che è caduto? Pierce, ritirati su, per favore. Oh, dov'è? Dovrà pure esplodere. Beccati questo. E che cavolo. Come rispondi con le granate? E io ti controbatto con le stesse granate. Ed ecco lì il gigantone. Aspetta che arriva. Allora, Pierce, hai rotto le palle di continuare a cadere però, sappilo. Ti voglio bene, ma tirati su. Ecco, bravo. Bravo Oleg che è riuscito a fermarlo. Allora, tu crepaci. Certo che finché becchi in testa sti gigantoidi, veramente è una sciocchezza ucciderli poi. Ecco qua. Crepaci. E tu, Oleg, prenditi il minigun. Pam, 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 in faccia. Ma scusami. Ma abbiamo già... Ah no, ok. Oleg. Oleg, prendi il fucile. Non gliene frega un cazzo, va bene. Tutti in macchina, forza. Ecco fatto. Salite. Forza, forza!
Oleg, forza, vieni tu col minigun. Bravo, bravissimo. Allora, bellissima già l'animazione di per sé. Già bellissimo quello che ha appena fatto, veramente. Non mi ricordo se nel gioco originale se lo portava dietro oppure no. Però già sta cosa è incredibile. Che Oleg si porti dietro il minigun sicuramente è una sicurezza in più, eh. Quello è poco ma sicuro. Dobbiamo passare per la zona degli zombie? Oh, benissimo, aspetta. Perfetto. Atterraggio poco poco morbido. Come fa a passare quel camion lì in mezzo a tutto sto casino? Infatti guarda... Ah no, sono i pompieri tra l'altro. E infatti guarda che non riescono a passare. Effettivamente pensa a sta missione se avessimo avuto gli zombie dalla nostra parte. Io gli zombie non li prendo mai perché alla fine il favore di Burt Reynolds è sicuramente un'opzione migliore. È sicuramente un'opzione migliore. Ma gli zombie sono arrivati a sta parte. Aia, dolore. Beccati questa. Perfetto. Ed ecco come si fa a sistemare una situazione a dir poco collegata al casino. Minchia. Allora, aspetta. Perfetto. La pistola preferisco tenermi un bel po' di colpi da parte. Però laddove ci dovesse servire la usiamo. Ecco fatto. Dove sei? Occhio Oleg, ti stavo per colpire. Beccati questo allora, stronzo. Troppo lontano. Ho già finito le munizioni. Ecco qua. Le granate potenziate. Sì, le granate. Come si dice? Le molotov potenziate al massimo hanno lo stesso potere distruttivo di una granata. Se non addirittura forse anche più utile. Ecco fatto. Perché almeno lasciano anche la scia di fuoco. Ecco qua. Dai che adesso arrivano i nemici grossi. Occhio ai nemici grossi. Ecco fatto. Su 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 Oleg, vieni. All'armeria, va bene. Tutte e due con me. Su su su. Bravo Oleg. Hai già finito il minigun? Vabbè. Vieni. Bravo Pierce. Vabbè, peccato. Il minigun è stato utile almeno in questa sezione, dai. Meglio di niente. Ma c'è il professor Genki, per qualche motivo. Sta missione comunque è molto bella a modo suo, perché veramente capisci che il casino sta succedendo e devi andare tu stesso a combatterlo, madonna mia. Da dove è apparso questo? Non mi è apparso addosso all'improvviso. Guarda ancora! Ti ho visto che sei apparso all'improvviso, eh. Ed eccoci arrivati alla zona finale, l'armeria. Qui la macchina possiamo anche distruggerla. Ormai la macchina qui è inutile. Madonna che dolore. Aia, ma mi ha investito, pezzo di merda. Ecco fatto. Madonna mia, guarda che casino che c'è. Ecco fatto. Madonna mia. Sono... scusami Pierce. Sono addirittura in pericolo di vita. Ecco fatto. Addio allo specialista. Aspetta che vado a prendermi il lanciagranate. Che lo usiamo anche noi. Minchia, è arrivato un aereo. Aia.
Were Kinsey here, I'd pour out my heart. What? It's rare I find an intellectual equal. I call chips fries, all right? Good to know. Aspetta che... troppo! I think we're clear. Ma è morto cadendo il gigante? Davvero? Kilbane's planning on leaving Steelport. You're kidding me. Perfetto, è già caduto. He's at the airport. There isn't much time. Angel. No, I can't let him win. We can't. Lo so, hai ragione, Angel. Hold on until I get there. Damn it. Hello, Fink. Oh, is this really the time, love? You're gonna arrest us? Big fucking deal. I don't want to arrest you. It won't solve anything. People need to wake up and see the threat that scum like you are to innocent people. Once you blow up the Magarak Island, the whole world will see your true colors. Don't mean to disappoint, but the Saints aren't about domestic terrorism. We'll see how many people believe that when Ma c'è anche il sindaco lì. Sta stronza. Io mi ricordavo che c'era solo Viola e Shondi, non anche il sindaco. Cavolo. È il momento di prendere una decisione.